hai mai pensato cosa fa l'Unione Europea per il territorio in cui vivi? Questo video registrato in occasione della Smart Week ti offre alcuni esempi. Il progetto Celsius per noi rappresenta un pochettino uno starting point perché è uno dei vecchi progetti che hanno dato inizio all'era Smart City, legati a questo progetto tipicamente in ambito energetico e che vuole rappresentare un dimostratore all'interno della nostra città in cui attraverso l'innovazione si riesce a generare energia pulita. Ricordo per chi non conoscesse Celsius che il progetto ha realizzato un dimostratore nella zona di Gavette sfruttando il salto di pressione della condotta del gas naturale a supporto della città per produrre energia pulita e anche altre fonti di riscaldamento energetico. I partenariati urbani sono nati dal patto di Amsterdam e rappresentano un sistema innovativo per poter, definito dalla Commissione europea per poter innovare i programmi e la legislazione a livello europeo. Sostanzialmente sono stati creati 11 gruppi tematici diversi, partenariati, e il Comune di Genova si è candidato al partenariato urbano per i cambiamenti climatici. Cities have a very important role in taking action, climate action, both to reduce emissions and to tackle climate change, but also the impacts of climate change. So with different measures like using nature or green areas, they can reduce these impacts and therefore increase create new jobs and also increase the health of citizens and the quality of life of citizens. We have concrete examples. Many cities already in Europe are taking action, and we have many examples in Europe of cities already taking climate action. For instance, I can take one example in Italy, that is the city of Bologna, that have developed a local adaptation strategy, adaptation to climate change. And for instance, they are developing more green areas, so that with these green areas, excessive rain is absorbed, so you have less floods. And also with these green areas, it cools down the temperature of the city, so it reduces heat waves that you can have in summer, for instance, in cities. Io lavoro per l'agenzia esecutiva INEA, che è l'agenzia della Commissione europea che segue effettivamente le infrastrutture e i network dappertutto in Europa. E ultimamente stiamo notando che nel nostro portafoglio di progetti c'è un grande aumento dei progetti di elettromobilità. Da nostra parte, come programma SEF Connecting Europe Facilities, che è il programma per cui io lavoro e che è uno dei principali strumenti finanziari per l'infrastruttura in Europa, stiamo finanziando molti progetti proprio per lo sviluppo di stazioni di ricarica dappertutto in Europa. Il dato di oggi è che con i nostri progetti dal 2014 abbiamo creato 1900 stazioni dappertutto in Europa, perché sappiamo che ad oggi uno degli elementi che scoraggia il consumatore nell'acquistare magari un'auto elettrica è proprio il fatto che ancora il network non sia così sufficientemente sviluppato da poter dare quella sicurezza di dire ho la mia auto elettrica e posso viaggiare in Italia o in Europa tranquillamente. Nel mio quartiere c'è stata questa esperienza di questo progetto di riqualificazione energetica, recuperando sprechi enormi che c'erano. E per me è stato molto positivo perché è stato fatto un lavoro, mi sembra dal 2011 al 2014, di informazione nel quartiere, e quindi poi sono stati scelti 16 famiglie, ricordo, per installare apparecchiature e misurare le varie dispersioni che c'erano, i problemi di spreco energetico. Poi nel 2015-2016 ha cominciato a, diciamo, attivarsi questo progetto. Sono state cambiate gli infissi, sono state cambiate le caldaie sul centralizzato, riscaldamento centralizzato, tutte e due, nuove. Sono stati coibentati tutti i tubi di transito dell'acqua di mandata e ritorno
dell'acqua calda per i riscaldamenti. Insomma, è stato fatto un lavoro veramente qualificato. Il nostro progetto si chiama ELVITEN, che è l'acronimo di elettricità e l'elettricità utilizzata nella mobilità cittadina integrata nei sistemi di trasporto e nei sistemi di distribuzione dell'energia. È importante il contributo dell'europeo, è molto importante, peraltro questi programmi europei hanno come prima finalità quella di avere un miglioramento delle pratiche in generale, ma anche quello di scambiare sperimentazioni in modo tale da prendere non solo il meglio delle modalità, ma anche il meglio dei sistemi che a livello europeo possono essere disponibili. Siamo una multinazionale che facciamo filtri in vari settori, automotive, biomedical, life science e tanti altri, e nell'ambito di questo progetto lo stiamo coordinando con l'ambizione di sviluppare un sistema innovativo per controllare l'umidità e la temperatura nelle macchine elettriche in modo da estenderne il range. Invece di fare 300 km ne facciamo 500. Oggi si ci ferma dopo 200-300 km, il nostro obiettivo, che stiamo raggiungendo, è di prolungarlo di almeno 200 km, un 30%, 30-40%, agendo sul sistema di condizionamento che consuma fino in giornate molto calde, fino al 60% dell'energia della batteria. Come abbiamo lavorato? Siamo partiti da un'idea fondamentale di due professori di Genova, il professor Nannei e il professor Isetti, ci siamo organizzati per renderlo industrialmente appetibile, cercando tra le nostre conoscenze e non conoscenze europee quegli istituti, quelle istituzioni capaci di contribuire al progetto, passare dal concetto al prodotto. Il progetto europeo Una Lab è un progetto finanziato dal programma Horizon, che promuove la creazione di smart and resilient communities nelle città, che vuol dire praticamente applicare nature-based solutions, soluzioni ispirate alla natura, per risolvere dei problemi urbani. Nella fattispecie il progetto va a intervenire sulla ex caserma Gavoglio, che quindi era un'area militare, adesso nelle mani del Comune di Genova, di proprietà del Comune di Genova. Una parte di questa caserma praticamente verrà demolita per restituire la permeabilità del suolo e quindi incrementare anche la performance di assorbimento del terreno, riducendo così l'apporto di acque meteoriche che in caso di forti eventi meteorologici causa esondazioni dei rii che scorrono al di sotto. L'Unione Europea potrebbe raggiungere molti altri traguardi a favore dei suoi cittadini, ma per farlo ha bisogno della tua partecipazione. Informati, dialoga e partecipa all'Europa attraverso la rete Europe Direct.